Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova recensione. Ciao a tutti. Il film di cui voglio parlare oggi è un film che è uscito in Italia il 31 gennaio scorso, ma io ho avuto la possibilità di vederlo soltanto oggi ed è un film tanto discusso, ed è un film del 2012 per la regia di Tom Hooper ed è Les Misérables. Tutti quanti noi conosciamo l'opera dei Miserabili. I Miserabili è quell'opera tratta da quell'opera letteraria di Victor Hugo, da quale è stato tratto sì un film qualche anno fa con John Malkovich e con Gérard Depardieu, ma anche un'opera teatrale dal quale appunto quest'ultimo film di Tom Hooper è tratta. Quest'opera teatrale che è diretta da Claude Michel Schoenberg, che è stata realizzata a Broadway con una grandissima cura registica e non so che cazzo devo dire di questa opera teatrale. Vabbè, si dice che comunque questa opera teatrale ha avuto moltissimo successo. Aspetta, se io lo taglio, devo dire. Devo finire io il discorso, poi parti tu. Aspetta, quindi avevo detto di Michel Minchia là. Ed è un'opera teatrale che ha avuto un grandissimo riscontro nel pubblico, tanto da diventare il secondo maggior successo della storia del teatro dopo Il Fantasma dell'Opera. Quindi, per quanto riguarda Les Misérables, se ne sono dette tante durante l'anno di lavorazione di questo film. Infatti, quando il film uscì, quando uscirono le prime immagini, i primi video, molti si resero conto che Les Misérables poteva veramente avere un grandissimo peso per quanto riguarda l'aspetto emotivo all'interno del cinema. Infatti, ha rischiato Les Misérables, perché non è riuscito, e di questo ne parleremo tra poco, ha rischiato di essere veramente il film più emozionante di tutti i tempi. Ti è piaciuto? Non tanto, perché in primis è stato basato troppo sul musical, troppa cantilena e pochissimi dialoghi. Poi che molti si aspettavano che era un film che avrebbe colpito emotivamente. Ma invece, secondo il mio punto di vista, non a me personalmente non mi ha colpito emotivamente. Non tanto nemmeno la fine, che invece a molte persone ha colpito. Poteva essere un bellissimo film se soltanto curavano, aggiungevano più dialoghi, ad esempio come Sweeney Todd, secondo il mio punto di vista. Forse il difetto più grande di Les Misérables è di non essere originale in tutto e per tutto. Infatti abbiamo due personaggi, di cui Helena Bonham Carter e Sacha Baron Cohen, che sono presi e copiati spudoratamente da Sweeney Todd. Sono gli stessi identici personaggi, stesso tipo di caratterizzazione, stesso tipo di movenze, uguali identici. Però secondo me il difetto più grande di Les Misérables è non l'usare troppo l'uso del musical. È un musical, le persone sanno che vanno a vedere un film dove si canta continuamente, ma per un film di 2 ore e 40, e in queste 2 ore e 40 tu mi puoi... in queste 2 ore e 40 tu mi puoi perfettamente caratterizzare ogni personaggio, perché 2 ore e 40 possono fare... uno con 2 ore e 40 può fare qualsiasi cosa. L'unico fatto è che il film non sembra essere stato concepito come film. In che senso? Il film sembra essere un'opera teatrale vista sullo schermo. Il film non doveva essere un'opera teatrale vista sullo schermo. Sì, va bene, è musical, ci sono un sacco di canzoni, un sacco di tutti che cantano, ma il film non c'è un dialogo, non c'è un discorso tra due persone. Tutto ciò che vediamo in 2 ore e 40 di film, 2 ore e 38, una cosa circa così, è tutto cantato, il film è tutto cantato, l'unico momento che noi vediamo in cui le persone parlano sono pochi secondi a frazione, il film è tutto cantato. E questo ovviamente non può portare ad una caratterizzazione basilare su ogni personaggio, una caratterizzazione molto concisa, non può essere ogni personaggio. Infatti tutti i personaggi che abbiamo, intanto lasciamo perdere la regia, che a me personalmente non è piaciuta, in quanto sono stato deluso dal fatto che Tom Hooper è stato uno che è riuscito a regalarci un film bello come Il Discorso del Re, ed è qui, è riuscito a, purtroppo, sul discapito, a realizzare una regia troppo basata sui primi piani. I primi piani erano troppo esagerati, poi troppo movimento, un montaggio molto frenetico, tant'è che sembrano, a me personalmente, 2 ore e 40 comunque non pesano del film. Il film non pesa le 2 ore e 40, perché gli avvenimenti all'interno del film ci sono, però la caratterizzazione dei personaggi viene demolita. Non c'è un personaggio, uno, che sia caratterizzato bene. E questa caratterizzazione porta lo spettatore a non emozionarsi quando ci sono certi avvenimenti. A mio parere l'unico personaggio che è caratterizzato bene per quello che compare è Anne Hathaway. Anne Hathaway, che come ho visto è nominata al premio Oscar come miglior attrice non protagonista e che ha vinto il Golden Globe quest'anno per quel film.
secondo me, se non glielo danno, è veramente un putto, perché lei è, secondo me, l'unica del film che si salva accanto a Hugh Jackman. Certo, c'è da dire che del film la cosa da apprezzare è il fatto che comunque il regista non ha utilizzato, come è stato con altri film di altri musical, l'utilizzare i personaggi, gli attori, mettendogli sopra un'altra voce. Cioè, alla fine le voci sono quelle degli attori che vediamo nello schermo, sono loro. Però alcuni non ci stanno completamente, no. Tipo Russell Crowe è da prendere e da ammazzare, cioè è assurdo, come cazzo si fa a fare cantare una persona di questo? Bravo, per carità, ma infatti è questo: quando tu finisci di vedere il film, riconosci che hai visto un bel film, ma riconosci che hai visto qualcosa che ti fa arrabbiare, perché poteva essere molto qualcosa di, più. Di molto bello. Poteva essere, io non ho visto quello di Gerard Depardieu, diciamo, a qualche anno fa. Non era un musical, quello che era un film drammatico, no, era diviso in due parti. Lo so, è durato 4 ore, non so di e credetemi, è stato veramente bello. John Malkovich ha recitato in un modo spettacolare. Gerard Depardieu, con tutto che non è uno dei miei attori preferiti, è stato veramente veramente bravo. E la parte di Mariù la faceva Enrico Loverso, che anche lui è stato molto bravo. E addirittura la parte di Cosette era di un'attrice francese che era al suo primo film, non mi sto ricordando bene il nome, però che addirittura l'hanno anche premiata. E in quel film, mi ricordo, c'è le parti che sono state fatte in questo film da Sacha Baron Cohen dalla Carter, e erano state fatte da due attori francesi che io non ho mai sentito parlare, ma erano bravissimi. E la parte della figlia la faceva Asia Argento, che poi in realtà, e che poi in questo film c'è soltanto una figlia. In realtà erano due, perché nei Miserabili, fatto da Depardieu e Markovic, non è che avevano solo una figlia quei due, ne avevano due. Quindi hanno, non diciamo, solo hanno, hanno stravolto un po' le cose. Al di fuori di questo la storia c'è tutta, di quella che ho studiato io a scuola la storia c'è tutta, la sì, storia è quella. Però... cioè, è possibile, io ho detto, com'è è impossibile che uno ha avuto a disposizione 2 ore e 40 di film e non riuscire a caratterizzare tutti i personaggi che ha. All'interno di un film c'è il personaggio più caratterizzato, meno caratterizzato, ma qui, nonostante tu riconosca che ci sono buone performance come Annato e Hugh Jackman, ma anche Amanda Seyfried, che interpreta Cosette, è bravissima. Amanda Seyfried, che le sue doti canore le conosciamo tutti. Sì, mamma mia. Mamma mia. Cioè, quindi, alla fine, il fatto è che tu ti rendi conto che ciò che vedi sullo schermo è una cosa buona. Sacha Baron Cohen e Helena Bonham Carter, per quanto i loro personaggi siano stati copiati spudoratamente da Sweeney Todd, noi capiamo che sono dei bravissimi attori. Sono tutti bravi. Ma non può il regista basare tutto il film sul cantare, tutto il film, perché uno non può non inserire delle parti di dialogo che comunque fanno distare dal cantare. Non può uno, parlo me italiano, ma tutti quelli che non sono americani, guardare un film in cui stai 2 ore e 40 a leggere i sottotitoli, continuamente a leggere i sottotitoli, perché non puoi non farlo, se no non capiresti niente, continuamente così. Una caratterizzazione brutta, poi una regia che non ha niente, è incolore, è spenta. Le fotografie sono fantastiche, ma era ovvio, cioè, ma io non mi sentirei mai dare un premio Oscar al costumista del film, perché i costumi, la regia con la quale, la regia che inquadra i costumi è talmente confusionaria, talmente mal architettata, che uno rimane perplesso. Tutto sembra perplesso, perché dice, ma va bene, cioè, mi stai facendo capire che le cose ci sono, i materiali, ma perché non me le stai facendo vedere? Lì al punto che tu dici, ma che cazzo, perché non me le fai vedere bene? Perché non mi spieghi bene quel personaggio, perché fa così? Lui, il personaggio, canta, esprime le sue emozioni, dice le cose che prova, ma perché non me lo fai capire meglio creandomi un dialogo, un discorso con una persona? Cioè, nel film non c'è un discorso, non c'è un dialogo. E una delle cose che mi ha fatto anche incazzare è che, nonostante lui non utilizzi nessuna parte di dialogo all'interno del film, se non pochissimi secondi, ripeto, pochissimi secondi ogni tipo mezz'ora, c'è poco. La maggior parte delle canzoni ha all'interno di sé, se non alcune, degli elementi che potevano perfettamente, dei discorsi che potevano perfettamente essere sostituiti dal dialogo.
Perché ci sono alcuni momenti, ti ricordi tipo quando nella battaglia tra Jean Valjean e Javert, tra Russell Crowe e Hugh Jackman, vediamo che in molte scene queste battaglie, questi incontri tra di loro nel film sono numerosi. E sono tutti cantati e potevano essere sfruttati con del dialogo alcuni di questi incontri, così come altre parti. Ma noi vediamo che la cosa che fa veramente arrabbiare è che in alcuni di questi dialoghi, alcune delle frasi che i personaggi dicono, soprattutto per quanto riguarda Hugh Jackman, alcune frasi che dicono non avrebbero bisogno di canto. Alcune frasi sono, loro si vedono che parlano e poi inseriscono la melodia alla fine. Lo stile registico non mi è piaciuto per niente. Il film io lo salvo per quanto riguarda la regia. Infatti non mi stranizzo che questo film non sia stato nominato come regia, come miglior regia. Non mi stranizzo per niente. E con tutto che il pubblico americano, l'Academy Awards degli Oscar, L'ho apprezzato, aspettando la verità, c'è un sacco di candidature. Miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, ne ha avute candidature. Ma il solo fatto già di riconoscere, sappiamo l'Academy quanto è falsa e quante ingiustizie ha fatto, vediamo DiCaprio non nominato all'Oscar per Django Unchained, qualcosa di assurdo, ma riconoscere l'Academy stessa che questo film non merita premio miglior regia vuol dire che un motivo c'è. In 2 ore e 40 di film la regia è troppo movimentata, ci sono troppi primi piani. Oddio, per carità, a volte funzionano. Ad esempio, una delle scene particolari che mi piaceva tanto è stata la quando Anne Hathaway canta Dream the Dream, la canzone più famosa del musical dei Miserables. C'è la scena in cui Anne Hathaway è stata inquadrata per tutto il film, per tutta la parte della canzone, fissa. Lei è inquadrata fissa e a sinistra le parole che si erano scritte, le parole della canzone. Questa scena è toccante. Se il film fosse stato tutto così, con un maggiore dialogo, tutto così nel senso che con una regia più graffiante, e la regia forse è anche quello che non riesce a caratterizzare bene il film è caratterizzato tutto in maniera sbagliata, sono pochi i personaggi, va bene, il film ha un apparato tecnico buono, perché il film comunque, le nomination agli Oscar che ha avuto, quelle che ha avuto sono buone. Anne Hathaway lo deve vincere l'Oscar, l'ha vinto il Golden Globe, lo deve vincere. La sua performance è fantastica. Ma con tutto che la sua performance sia fantastica, è l'unica attrice che grazie alla sua bravura è riuscita a caratterizzare bene il suo personaggio per quanto compaia poco. Il resto delle persone, per quanto noi riconosciamo che quegli attori sono bravi, Anne Hathaway e Hugh Jackman, non vediamo niente, non vediamo cuore da parte loro. Vediamo solo cantare. Il regista vuole inserire il realismo all'interno del film facendo cantare le persone, facendo cantare loro e non doppiandoli, sì. Ma non mi puoi basare tutto su questo. No. Mi ci devi basare dei dialoghi sopra. Perché il film è risultato del tutto spento. Alla fine tu quando guardi il film passano i minuti, passano e ti rendi conto che è passato un'ora e mezza di... Ok, quando parlano c'è solo canto. Parlano poco. Niente, è stata un'occasione sprecata. Cioè poteva essere... Una grande delusione. Poteva essere molto di più. Il film non è brutto, assolutamente. Il film è un bel film. Però, per quelli che amano i Miserabili, amano l'opera letteraria dei Miserabili, e vogliono andare a vedere un film che rappresenti in tutto e per tutto l'opera dei Miserabili, possono andare a vederlo. Ne rimarranno soddisfatti, ma per quelli che non digeriscono i musical, e che digeriscono quei tipi di musical che sono caratterizzati comunque da una controparte di dialogo, non verranno apprezzati, perché il film è troppo, ma esageratamente basato sul cantare, troppo, è un musical, è troppo calcato. La mia parere è che Tom Hooper ha cercato di rifare tutta, in tutto e per tutto l'opera teatrale, l'ha presa e l'ha trasportata in opera teatrale. A quanto pare, io non l'ho vista, ma in quasi tutte le opere teatrali il dialogo, quando si parla di musical, di opere teatrali, il dialogo è poco presente, perché si fa spazio alla musica. Però non esagerare. Al cinema non si può fare questo. Oddio, si può fare, ma in maniera leggera, non così esagerata. Ma soprattutto, secondo me, persone che avranno visto I Miserabili... Quello vecchio con Depardieu e Markovic, e vedranno questo nuovo Miserabili, sanno di andare a vedere un film diverso, perché è un musical. Sì, cioè, rimarranno ancora più delusi. Perché comunque... È un film apprezzato. Cioè, a me il film
comunque è piaciuto. Non dico che un film sia brutto da non vedere, un film scadente. I film brutti sono altri. Non è un film da non vedere, è un film che è consigliato. Ma vi dovete rendere conto che è tutto l'opposto di ciò che vi aspettate. Tutto l'opposto. Se volete emozioni, ce ne saranno poche e niente. Se volete dialogo, non ce n'è. Non ce n'è. Non è che dici, vabbè, esagerato, stai dicendo che non... No, no, non ce n'è. Ma completamente, ci sono pochi secondi di cose. Cioè, non c'è nulla. È assurdo. Una cosa di questo, io non ho mai visto un film, manco un musical, che era così. Sweeney Todd di Tim Burton, per quanto i difetti che avesse, le parti di dialogo erano molte. Erano molte. Cioè, appunto, in confronto è... A me è piaciuto, a me, lui no, non so perché. A me non tanto, nonostante tutto, e sto dicendo che però... Sweeney Todd rispetto a questo è il padrone di Iso. Ci vuole, il dialogo ci vuole. Non si può. Quindi, in conclusione, diciamo che Le Miserabili è un film bello. È un bel film, da vedere assolutamente. Però... Perché è un film che comunque è un blockbuster americano, ci hanno puntato molto sopra. C'è stata molta pubblicità, e il problema è questo. Con tutto che c'è stata molta obesità, il film, non, a mio parere, non ha saputo, almeno per me, a quanto ho capito anche per lui, non riparare in tutto e per tutto le speranze che avevamo. Il film, come emozione, come apparato emotivo, non ha niente, se non poco e nulla. E quel poco e nulla che ha è fatto bene, perché in questo ci rendiamo conto. Quando il regista ha realizzato un film che è caratterizzato con degli attori che hanno Hugh Jackman, Anne Hathaway, che sono due attori che sono fantastici, tutti sono fantastici, film, tutti quanti recitano bene. Anche questo, non si parla più di recitare, qui si parla di cantare. Non si parla, sembra un concerto di 2 ore e 40, non sembra un film, sembra un concerto di 2 ore e 40, loro che cantano. Quando il regista inserisce due attori, per quanto non li faccia parlare, perché anche per questi due attori, Hugh Jackman e Anne Hathaway, il discorso del parlare è molto povero, però l'inserire questo parlare, cioè volevo dire, l'inserire questo tipo di atteggiamento da parte loro per questi due personaggi è molto positivo, questo atteggiamento. Infatti loro due l'Oscar se lo meriteranno, a mio parere. Io penso che Anato e lo vinca. No, sì, ma infatti Hugh Jackman non penso, perché c'è sia Daniel Day-Lewis che secondo me con Lincoln si porterà tutto, anche Denzel Washington in Flight, che senza parole Washington in Flight è... cioè perché la domanda è che tu alla fine ti dici, ok, loro due sono stati fantastici, quella parte è piaciuta molto, infatti è la prima parte quella che ha reggito soprattutto il film, ma dopo? Cioè mi è una cozzaglia di scene, una cozzaglia di montaggio assurda, c'è un montaggio frenetico, io non lo so descrivere, cioè è tipo molto molto veloce, che si deve sbrigare, con tutto che il film dura 2 ore e 40, non è che annoia, però sembra essere poco accurato, perché mi sembra tipo spento, con tutto che i colori sono belli carichi. Un paragone qual è? Looper ho visto la settimana scorsa. Looper è un film che ha una fotografia scura, molto cupa, ma comunque con tutto che quella fotografia fosse scura e cupa, la caratterizzazione della regia, lo stile registico di Ryan Johnson in quel caso, si vede. Qui lo stile registico di Tom Hooper ci ha insegnato ad avere con il discorso del re. Sì, i primi piani c'erano anche il discorso del re. Non era un musical, ma non c'entra nulla. Il film, il discorso del re, supera di gran lunga Les Misérables. Perché Les Misérables sembra, innanzitutto, non essere un film di Tom Hooper. Per niente. Comunque, è un'occasione sprecata, perché gli attori sono troppo bravi, vediamo, li riconosciamo, e vediamo che ciò che hanno, che il talento che hanno non viene in questo caso esposto viene niente. Per niente, è sprecato per niente. Perché va bene farli cantare, è un musical, ma... ci deve essere più dialogo, perché la regia è sbagliata, i personaggi sono caratterizzati solo tanto per Hugh Jackman, Anne Hathaway e Amanda Seyfried in maniera leggera, e non metto in conto Sacha Baron Cohen e Helena Bonham Carter, perché ripeto, sono presi e copiati spudoratamente da Sweeney Todd, uguali, sono loro i personaggi, cantano, non vuol dire che cantano, che scantano anche lì, cioè alla fine la caratterizzazione è la stessa e quelli sono positivi, infatti le scene migliori sono anche quelle con Sacha Baron Cohen e con Helena Bonham Carter. Sono le scene migliori. C'è una scena divertentissima con Sacha Baron Cohen, che è l'entrata in scena Sacha Baron Cohen. Sì. Quando è al bar è divertentissima. Le risate ce le siamo fatte in quella scena, però sembra tutto spento. Tutto spento. Quindi nonostante i colori siano ben accesi, con una fotografia che comunque vuole dare tanto, non riesce a dare niente. Perciò è un'occasione sprecata. Cercate di capire se andarla a vedere o no, perché sì, va bene, è un grande film, è fatto bene, realizzato male, però realizzato male perché è una regia
molto frenetica, troppo musical e troppo canto. Non si deve fare così, il musical non si fa così, si deve alternare, perché lui, no, io oggi non ho visto un film, io ho visto un'opera teatrale esposta al cinema. Esatto. Perché non si può stare un'opera teatrale al cinema 2 ore e 40, tutto così. Esatto. A un certo punto io mi stancherei. Sì, comunque non mi ha fatto stancare nessuno. Di essere, non si è stancato, il film comunque si è seguito, non è che ha avuto attimi lenti. Uno stava comunque sempre nella speranza che qualcosa si sbloccava. Fino attimi alla lenti, ma al di fuori della speranza, attimi lenti non ce ne sono stati, il film in tutto e per tutto c'è. Ma si perde, cioè tu lo guardi e dici, cazzo, ma cosa poteva essere di più? Alla fine dici, ma perché non osano? Vedi un discorso, vedi una persona che canta una particolare cosa, e dopo che finisce quella canzone potrebbe cominciare un discorso infinito, dici, ti incazzi e dici, ma perché non poteva essere di più? Perché non hai osato? Provaci, cazzo! E anche se poi fallisci, almeno ci provi! Così sembra che tu hai preso soltanto tutto ciò che ti sembrava buono, non hai provato a osare niente, hai preso la canzone e montate tutte assieme, hai montato tutte le canzoni assieme. Non sembra un film, per niente, per me non sembra un film. E comunque, bello, non annoia, è un film bello, che per chi ama i musical e i miserabili, piacerà. Ma se voi pretendete di vedere un film in cui cercate un genere di musical come tutti gli altri, perché io fino ad oggi il musical non ne ho visto Grease, ho visto Sweeney Todd e altri musical che ho visto, non ce ne sono stati così, non era così grave il fatto, cioè io da un film del genere non me lo sarei mai aspettato. Perciò, prima di andarla a vedere, rendetevi conto di ciò che vi sto dicendo. Oh, queste sono nostre opinioni personali, cioè poi ognuno a molti è piaciuto anche in altri aspetti, hanno riconosciuto le performance attoriali di ognuno di loro, comunque a me sono piaciute, cioè alla fine tutti sono bravi, tutti, ma sono bravi in qualcosa che non dovevano avere. Russell Crowe non sa cantare, e quelle poche volte che parla e non canta è il Russell Crowe che noi abbiamo imparato a conoscere nel Gladiatore. Esatto. Quel film gli ha dato il premio Oscar. Quest'anno Russell Crowe non è stato candidato, perché? Perché Russell Crowe non sa cantare, qui è in colore, cioè è povero. Però per Hathaway e per Hugh Jackman ci deve essere. Ci sta. Ma io penso che Hathaway soltanto lei la vince, lui non penso ci riesca a vincerlo. Perciò cercate di capire cosa volete andare a vedere, cercate di capire con quale voglia, con quale pregiudizio voi siete andati a vedere Les Misérables. E poi fatemi, comunque andateci a mente spenta. Fatemi la vostra opinione e fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate del film. Esatto. E sotto trovate poi la recensione scritta che caricherò, che scriverò dopo, e i contatti Facebook, Twitter e Google+. E noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.